Un focus aperto a tutta la città, dove spiegare le potenzialità dei centri d'ospitalità per i soggetti vulnerabili che il fenomeno dell'immigrazione ha creato anche a Messina. Questo è l'evento convegno organizzato oggi al Palacultura dall'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali per intensificare il lavoro in rete degli enti locali che realizzano progetti di accoglienza integrata con il supporto delle cooperative nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sotto la sigla SPRAR. L'incontro ha anticipato di 24 ore la giornata mondiale. Del migrante e del rifugiato e ha riunito le componenti del terzo settore che si muovono in città e in provincia dallo scorso luglio attraverso interventi che oltrepassano l'offerta di soli vitto e alloggio, garantiscono anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento e la nascita di percorsi individuali di inserimento socio-economico. L'area metropolitana di Messina è particolarmente attiva con i responsabili e gli operatori che gestiscono gli SPRAR. L'accreditamento di ben 71 posti nelle strutture del territorio peloritano già da sei mesi ha permesso di accogliere profughi tra cui donne con bambini ma anche adulti allo stremo delle forze e disagiati. A rappresentare il riferimento e tutor per i comuni della Regione Sicilia è Maria Elena Calabrese del Servizio Centrale Anci, presente oggi a rilasciare le sue opinioni. A testimoniare l'attività fin qui svolta anche altri grandi comuni, Milazzo, Barcellona, Rodimilici, Montalbano, Capodorlando e Castro Reale. Il sistema SPRAR deve essere interpretato come best practice nel panorama europeo, dice l'assessore a Ramonina lo testimoniano gli operatori e beneficiari che hanno voluto partecipare all'incontro per confrontarsi con il servizio centrale. Il sistema di protezione agisce con il carattere pubblico delle risorse, la volontarietà dei comuni nel contributo alla rete dei progetti di accoglienza, il decentramento degli interventi di accoglienza integrata, le sinergie avviate sul territorio, la promozione e lo sviluppo di reti locali. È coordinato dal Servizio Centrale, istituito dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e affidato all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.